prende il via il 41esimo Real Carnevale della città di Venaria Reale. In testa al corteo Lucio della Venaria, il sindaco Roberto Falcone, l'assessora Antonella D'Afflitto, la banda della città di Venaria Reale, Giuseppe Verdi. Carnevale, ogni scherzo vale, ma un migliaio di persone oggi hanno invaso pacificamente Piazza Annunziata. Sì, in città, nelle vie della città si è visto oggi un fenomeno eccezionale grazie al lavoro del Comitato del Carnevale, Francesco Scrudato, le tante associazioni che hanno lavorato dietro, i cittadini, i volontari che non devono mai mancare per sostenere appunto iniziative come questa. La gente cerca semplicità, quello che abbiamo visto grazie al nostro assessorato, quindi con l'assessore D'Afflitto, Patrizia Mazzilli, la dirigente dell'ufficio eventi e le altre persone dell'assessorato appunto, abbiamo visto che le persone cercano solo un motivo di aggregazione per portare fuori, come nel caso del carnevale, i bambini per fare festa con un trucco semplice ma con tanta voglia di stare insieme. Nonostante l'assenza dei carri? I carri possono essere una delle forme con cui fare carnevale, non è l'unica. Chi è che chiede i carri? Normalmente è qualcuno, un grande, quindi non è un piccolo, ed è qualcuno che cerca sempre che siano gli altri a fare le attività. Quando le stesse persone che cercano i carri verranno a rendersi disponibili economicamente, ma anche solo con attività, con ore, lavoro e quant'altro per organizzare le cose, magari i carri potranno arrivare. Una grande piazza quest'oggi trasformata in un villaggio. Sì, una città che si è trasformata da Piazza di Gasperi fino al castello, alla Reggia di Venaria, in un unicum fatto di persone, una folla, un flusso, una marea di gente. Siamo con il Lucio della Venaria e la Castellana, 41 anni di carnevale, quasi sempre impersonati da Lucio e la Castellana. Eh sì, ormai siamo vecchi anche noi, almeno io sono vecchio del mestiere, ma però è sempre bello a fare il carnevale, che sia anche con i carri o senza, per i bambini. Si vede che anche c'è molta gente ancora ed è bello che sia così. E a Venaria anche un carnevale internazionale dalla Bolivia, i The Simon USA. Este trago va en tu nombre, mi amor. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Y adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano, que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Una piazza annunziata trasformata in un vero e proprio villaggio di animazione. 41esima edizione al Via del Real Carnevale. Siamo con il comitato organizzatore Francesco Scrudato. Cosa devo dirvi? Come avevamo detto l'anno scorso, anzi avevamo promesso dei carri, purtroppo non ci sono, però come vedete c'è una bella sfilata di gente a piedi. Stiamo in attesa che arrivano i ragazzi delle parrocchie, se arriveranno. Comunque ci vedremo tutti in Piazza Annunziata, dove ci sarà un bellissimo spettacolo di magia che intratterranno i bambini fino a tardi sicuramente. Poi c'è la bugia e cioccolata per tutti e speriamo... Una domanda spontanea. Il Real Carnevale con i carri a Venaria come una volta, li rivedremo? Ma questa è una domanda che sicuramente la fai a me, perché sono sempre stato, da tanti anni che sono il presidente io.
Rifare il carnevale come l'ultimo, quello del 2013, ci vanno tantissimi soldi. Ricordiamo che Venaria non aveva solo un carnevale, ma ne aveva ben due, il carnevale estivo e quello invernale. Sì, adesso ci accontenteremo anche di fare solo quello, il carnevale normale. Io mi auguro che dare tutta la colpa all'amministrazione personalmente non me la sento, perché rifare un carnevale come i vecchi tempi, oggi come oggi, con le norme di sicurezza attuali, ci va più di 30.000 euro, e chiedere 30.000 euro all'amministrazione credo che non sia una cosa, non me la sento. Perciò dobbiamo cercare sponsor e che la gente ci aiuti. E non basta solo criticare sui social, ci vanno i carri, non ci vanno i carri. Bisogna che qualcuno ci dia una mano, non solo mano a lavorare, ma c'è bisogno delle finanze. E un appello, lo facciamo agli sponsor, facciamo ritornare grande il Real Carnevale a Venaria. Il nostro carnevale era uno dei migliori di tutta la provincia di Torino, era tra i migliori, non aveva niente da invidiare né a Chivasso né ad altri carnevali che ancora stanno resistendo. E aggiungo ancora che grazie al lavoro che ha fatto Francesco Scrudato con tutto il comitato del Carnevale, ancora una volta emerge che la città di Venaria risponde e cerca per i propri ragazzi, per i propri bambini, momenti in cui trovarsi e festeggiare in maniera lieve e sincera.